Professor Ieraci, nell'attuale programma di profilassi anti-Covid-19, oltre al vaccino a mRNA, è disponibile un vaccino proteico adiuvato. A suo parere, e in base alla letteratura, può derivarne un aumento in termini di durata, di efficacia e immunogenicità? Diciamo di sì, ecco, avere a disposizione nell'attuale campagna di vaccinazione Covid-19 più tipologie di vaccini va a vantaggio dei pazienti, ai fini di una maggiore appropriatezza. Ormai i dati della letteratura internazionale indicano chiaramente che il potenziamento con un allestimento diverso rispetto al ciclo primario sicuramente induce una maggiore immunogenicità. E questo è il concetto fondamentale. Quindi avere a disposizione più tipologie di vaccini sicuramente aumenta la capacità da parte della gente di aderire alla vaccinazione e anche facilita, diciamo, le sfide legate alla distribuzione dei vaccini. Quindi avere a disposizione, oltre alla tecnologia mRNA, un vaccino ricombinante, secondo la tecnologia del DNA ricombinante, adiuvato con una sostanza che amplifica e potenzia le risposte immunitarie, è sicuramente un vantaggio che va ai fini dell'appropriatezza della stessa campagna di vaccinazione. Sotto il profilo del meccanismo di presentazione dell'antigene, quali sono a suo parere i possibili vantaggi di questo nuovo strumento di prevenzione? Allora, il vaccino ricombinante adiuvato è allestito, come dicevo prima, con una sostanza che amplifica e potenzia la risposta immunitaria. Matrix è un adiuvante chiave di molti vaccini candidati, tra cui è anche l'adiuvante, diciamo, di un nuovo vaccino contro la malaria. Quindi avere a disposizione un vaccino potenziato sicuramente va a vantaggio dei singoli pazienti, ma soprattutto come è allestito questo vaccino. Questo Matrix induce una sensibilizzazione delle cellule immunitarie native sia nel sito di somministrazione sia negli linfonodi drenanti e questo, diciamo, favorisce una maggiore entità e qualità delle risposte immunitarie, oltre ad avere una sensibilizzazione immunitaria cellulare TH1 dominante. Ecco perché avere la possibilità di, per i nostri pazienti, avere la disponibilità di un vaccino, tenendo conto del fatto che le categorie prioritarie alla vaccinazione Covid sono gli anziani, i soggetti con patologie preesistenti, i soggetti con immunocompromessi. E dobbiamo tener conto che è più grave per gli esiti gravi del Covid. Quindi i fattori del paziente, l'età avanzata, la presenza di comorbidità comuni, sicuramente continua a determinare esiti gravi del Covid. Quindi avere la possibilità di una strategia vaccinale più appropriata per certi aspetti sicuramente va a un vantaggio dei pazienti, dei cittadini che devono comunque vaccinarsi, soprattutto le categorie indicate dalla circolare ministeriale, quindi gli anziani, gli over 60, i soggetti con patologie preesistenti, gli immunocompromessi, sicuramente hanno un vantaggio di proteggersi ulteriormente dagli esiti gravi della malattia. Molti studi supportano la possibilità di somministrare contemporaneamente in determinate categorie di pazienti il vaccino anti-Covid-19 e quello antinfluenzale. Da quanto risulta dalla letteratura e in base alla sua esperienza professionale, è una prassi utile, valida e sicura? Utile, sicura, vantaggiosa. Perché la cosomministrazione dei vaccini è una pratica, come diciamo, ormai routinaria a livello internazionale. I vaccini Covid possono essere cosomministrati in sicurezza con i vaccini antinfluenzali. Questo facilita sicuramente l'accettazione, la compliance, le coperture vaccinali. La cosomministrazione dei vaccini ormai da anni è acclarata come pratica sicura, sicuramente dà un vantaggio nel senso comunque perché riduce anche gli accessi agli studi dei medici di famiglia, ai centri vaccinali. Quindi diciamo che oggi come oggi, cosomministrare i vaccini Covid con i vaccini antinfluenzali, ma con tutti gli altri vaccini previsti dal Piano Nazionale di Prevenzione, è una pratica sicura ed efficace. E diciamo ancora, aggiungiamo che la cosomministrazione non incide, non interferisce con la risposta immunitaria dei singoli antigeni.
e non provoca un aumento della reattogenicità sia a livello locale sia a livello sistemico.